Ferie alle porte e valigie già pronte. Con l'estate inoltrata la voglia di vacanza è tanta e in molti hanno già preparato il proprio bagaglio di viaggio per andare finalmente alla conquista di luoghi paradisiaci in cui depurarsi dallo stress della quotidianità lavorativa. Ma come comportarsi se la meta prescelta è a rischio endemico? Partire protetti e tranquilli si può, attivando le normali profilassi e ricorrendo all'uso di vaccini che garantiscono la salute di chi viaggia e anche di chi resta a casa ad aspettare. Ne abbiamo parlato con il dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive del presidio ospedaliero di Pescara. Nella nostra ASL, come praticamente in tutte le ASL d'Abruzzo, abbiamo degli uffici e degli laboratori di medicina dei viaggi. Non evitate e non mancate mai di consultare queste risorse, perché rispetto al target della vostra destinazione sapranno darvi il migliore consiglio. Nella gestione, diciamo, della prevenzione delle malattie dei viaggi, la prima cosa sono le vaccinazioni, cioè ridurre il rischio che un'esposizione batterica o virale possa tradursi in malattia. La seconda cosa è essere veramente ben consigliati sulle profilassi antibiotiche. Sempre più spesso si ricorre a questa modalità di viaggio, il last minute, per abbattere i costi delle vacanze senza per questo proprio rinunciare al piacere della vacanza, ma se si scelgono appunto delle zone endemiche, come dicevamo, ci sarebbe anche una profilassi da seguire. In questo caso, nel viaggio dell'ultimo minuto, cosa si fa? Allora, la profilassi last minute per la malaria non è più un problema, perché con la disponibilità del malarone la profilassi può essere iniziata anche semplicemente il giorno prima della partenza, quindi ci siamo. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di tutti gli altri presidi, è chiaro che purtroppo la destinazione last minute, secondo me, ha una sola grande protezione da poter utilizzare, che è la profilassi del morso degli insetti. Cioè, e questo è un discorso che presto varrà anche per la nostra nazione, tutte le aree tropicali o subtropicali sono piene di insidie da morso di insetto, di zecca e di altri, di artropodi in generale. Per prevenire, bisogna prevenire il morso. Quando uno viaggia e si copre le superfici esposte il più possibile nelle ore del tramonto e dell'alba, usa i repellenti come l'Autan, che oggi si può mettere senza nessun problema particolare, e soprattutto cerca di dormire in ambiti sicuri e di non dormire nelle aree rurali e presso il decorso dei fiumi, il grosso della profilassi è fatta anche per il last minute.